Ciao Smartis a tutti, un video un po' particolare per il canale. Voglio raccontare una quasi disavventura che mi è capitata, anzi che mi sono autoprovocato. Però dico subito che questo video potrebbe colpire le persone più sensibili, nel caso valutate voi se andare avanti o no. Non si vedrà nulla di terribile, ma potreste un attimo impressionarvi per quello che ho da dire. In questo video ho filmato uno degli ultimi allenamenti di panca stretta. Sarà l'ultimo allenamento pesante di panca stretta che penso farò o nella mia vita o perlomeno nei prossimi anni, ma c'è stato un punto un pochino delicato. Infatti volevo semplicemente registrare un test fatto a casa per vedere quanto potevo sollevare senza arrivare a cedimento o a rischiare infortuni. Però dovete sapere che io, avendo un pettorale con il tendine rotto, che insomma non completamente staccato ma gravemente lesionato, anche se dopo un anno e mezzo comunque la lesione rimane e sarà sempre così. In questo caso io ho detto faccio la panca stretta, vado in progressione, ci sto attento e cerco di fare 100 kg. Ok, intanto direi di iniziare con la prima clip, il riscaldamento con 40 kg totali. Ciao Smartis, oggi anche se fa freddissimo riproviamo la panca stretta, vediamo quante ne riusciamo a fare. Questo è il riscaldamento e proviamo ad arrivare a 100 kg, va? Speriamo bene. Allora, prima serie, facciamo così, gomiti stretti. Fa un po' male, speriamo bene. A dopo. Come vedete, sono andati su facili, niente di che. Allora ho provato ad aumentare il peso, sempre riscaldamento. Andiamo a 60 kg. kg per parte, quindi sono 60. Andiamo. Allora. Ma speriamo bene, adesso andiamo a 80 kg. Ecco, qui c'è stato il problema. Ho sentito tirare in maniera netta, molto forte, una sensazione pungente di dolore in quella zona critica. Essendo anche freddo, mi sono un attimo chiesto se valesse la pena continuare. Però ormai c'eravamo, alea iacta est, andiamo avanti. Mettiamo 80 kg. Abbiamo messo 80 kg, provo a farne 4 di riscaldamento. Così andiamo più su. Non sono abituato però a questa panca. Cerco di farle lente per non farmi male, in realtà insomma non vado di potenza. A dopo, aumentiamo. 80 kg saliti abbastanza facilmente, sono stato molto attento, ho spostato il lavoro al massimo sul tricipite e ho cercato di scendere e salire in maniera lenta e controllata. Tecnicamente si parla di fase eccentrica e concentrica della ripetizione. Devo purtroppo avvisarvi che quello che sta per arrivare è un contenuto un pochino fastidioso per alcuni. Dipende dalla quantità dei vostri neuroni specchio in testa. Avrei potuto davvero farmi male, ho rischiato di brutto. Se ve la sentite andate avanti, se no bloccate qua il video, vi capisco. Ho avuto un problema grave un anno e mezzo fa, ho rotto il tendine del pettorale sinistro ed essendo i tendini veramente bastardi non si recuperano. Si può sì con il tempo superare l'infortunio, ma la situazione è più o meno questa. Questo è il mio tendine del pettorale sinistro. Come vedete ne è rimasto una buona porzione. Però non soltanto non è integro, ho perso una parte di muscolo, ma è molto più facilmente danneggiabile, lesionabile quando andiamo a tendere. Vedete? Basta pochissima forza. Il tendine di una persona sana è molto resistente. Il mio è più o meno così. Quindi per evitare che la cosa peggiori, al minimo sentore dovrei bloccarmi. Ho fatto 96 kg per 7 in palestra 2 allenamenti fa, quindi ho detto ok. Dai, ci provo, ma stando molto molto attento. Ragazzi,
10 più 10 più 20, questi sono ovviamente 20. Vabbè, fidatevi. Totale 100 kg, è tantissimo che non provo. Speriamo bene, quadra tutto. Senza spotter, senza, con un pettorale strappato, rotto, il tendine rotto, quindi a sinistra è un dramma. Oh, speriamo bene. Provo questi 100 kg, fa anche parecchio freddo. Incrociamo le dita. Gomiti stretti. Ne avrei altre, ma sento che tira il pettorale. Non voglio rischiare infortuni. Fatte molto lento, concentrandomi su stringere i gomiti, sullo stringere i gomiti, e ne potrei fare 5 spingendo l'esplosivo, andando incontro col petto, ma oh, ragazzi, le condizioni sono queste. Peso 75 kg neanche e vabbè, dai. Allora, devo dire, mi ha fatto davvero male. Ora che sono passati 3 o 4 giorni parlo a mente fredda, ma per alcuni giorni, almeno 2 o 3, sentivo dolore, non riuscivo a muovere liberamente il braccio. Ancora adesso un pochino mi dà una sensazione negativa. Non credo rifarò mai più nulla di simile. Rifarò probabilmente panca stretta tra un po', ma con carichi molto molto più bassi, soltanto così per dare un minimo di stimolazione ai muscoli di spinta, non ai pettorali. Davvero ho rischiato veramente tanto. Ci stavo per ricadere. Ho fatto una cosa molto molto stupida. Non so come sia stato possibile, dopo l'infortunio ho giurato e rigiurato: no, non farò mai più panca in vita mia, al massimo 40 kg con la presa stretta. E mi sono ritrovato a fare 100 kg a casa con il freddo, faceva veramente freddo, mi avete visto con la maglietta. E mi ha detto: bene, ecco dai, ho qualche problemino, ma mi è andata veramente di lusso. Non avendo un tendine integro, non andava proprio fatto questo test. Prendetelo per quello che è, avrei avuto la forza per farne sicuramente 5, forse 6 andando incontro con il petto. In passato il mio record personale è stato di 5 ripetizioni con 120 kg. Penso che la forza per sollevare almeno 120 kg nella panca stretta l'avrei avuta, ma un conto avere l'abilità del sistema nervoso di erogare quella forza, un conto avere la struttura muscolo-tendinea per sopportare quel carico. E nel mio caso non è più così, sono più forte di quello che il mio fisico può reggere, la potenza è nulla senza la tenuta dei tendini, e questo è stato il caso. Mi è andata bene, non imitatemi a casa, spero di non avervi impressionato. Poi ho fatto un po' di trazioni, volevo fare il test delle 50 trazioni, ma tirava anche facendo le trazioni. Ve ne metto qualcuna così, mi sono fermato a 30, vi metto le prime 20, ma ragazzi, ho fatto qualcosa di veramente, veramente pericoloso. Ci vediamo adesso e facciamo le trazioni, a dopo. Ragazzi, dopo la panca stretta proviamo il test delle 50 trazioni. Mi sono riposato un po', ma non sto molto in forma. Proverò a fare di seguito 50 trazioni vestito con le scarpe, quindi anche un po' di zavorra. Vediamo quanto ci mettiamo, quindi test di Saitama. Ok, senza strafare, recuperiamo bene, mi tira parecchio il petto, ho rischiato prima con la panca stretta, speriamo di non aver fatto danni. Siamo a 13 mi sembra, no? Ok. Sto spinto un po' troppo, non sono abituato, perché ho distrutto tutto prima con la panca stretta. Se sia un problema, bisogna avere la forza mentale di fermarsi. Anche la capacità di controllarsi è forza. Ci vuole coraggio anche per fermarsi. Ce ne vuole più che per andare avanti molto spesso.
Questa è la lezione che ho imparato, spero di trasmettere anche a voi. Il discorso è sempre quello, non c'è bisogno di arrivare al limite e di testare il limite. In quel caso io valevo 5 o 6 ripetizioni di panca stretta fatte in quel modo, ma andando incontro con il petto, spingendo bene, facendo forza fin dall'inizio. Lì sono andato proprio controllando al massimo il peso per cercare di non infortunarmi, ma quando già ero in una situazione critica. Quando mi infortunai facendo un 10x3 con l'ultima ripetizione col fermo, alla seconda ripetizione della decima serie già avevo sentito tirare, avevo sentito un dolorino, ho voluto provare a fare la terza ripetizione con il fermo al petto, dando la botta forte, e lì mi sono scucito tutto, 3 colpi, 4 colpi, come chi va a pesca, sente abboccare il pesce, ta 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 ta, una scossa per tutto il braccio, insomma, poi mi si è bloccato. Ho avuto poi una ricaduta 4 giorni dopo, facendo forza per alzarmi da una sedia involontariamente. Sono andato al pronto soccorso e mi hanno detto che il tendine era rotto, ma non si capiva bene se fosse una rottura totale o parziale, perché c'era troppo sangue, insomma, nell'ecografia non riuscivano neanche a inserire la sonda, visto che il braccio era completamente paralizzato e bloccato. È un meccanismo di autodifesa. Spero di non avervi impressionato troppo, però è comunque una lezione che mi andava di condividere, qualcosa che ho imparato su me stesso. Ci vediamo presto per i video, quelli seri del canale. È stato un interludio così. Vi ho raccontato un'esperienza. Ciao Smarties, da Marco Ripà, il canale che dovrebbe essere intelligente, ma che fa anche cose molto, molto stupide.